Pasqualia contro Davide, così! Per ucciderlo, costringendolo a fuggire lontano e a nascondersi da lui. Ma Dio era con Davide e non come lo aveva aiutato contro il gigante. Ecco che ha continuato a farlo. Che storia, Marilu. La gelosia è proprio un brutto sentimento. È vero, Poldo. Se consentiamo alla gelosia, all'odio di permanere nel nostro cuore, perdiamo la gioia e ci comporteremo così come Saulo, compromettendo il nostro rapporto con le altre persone e anche con Dio. Sai, è vero, Marilu. In questo periodo Davide si nascose da Saul e fu costretto a stare solo e lontano da tutti i suoi amici. Infatti qui scrisse dei salmi dove spesso confidava a Dio e mostrava le sue paure e i suoi timori. Nonostante tutto ciò, continuò a credere che Dio era la sua roccia, la sua forza e il suo liberatore. Eh sì, lo so, Poldo, io ho letto i suoi salmi, sono bellissimi. Te li hai letti? Eh sì, qualcuno l'ho letto, mi piacerebbe leggerli tutti però. Dai, facciamo questo, su! Davide era molto amato dalla gente di Israele per il suo valore in campo e per come era gentile. Nonostante la sua fama, sempre umile e cortese, ma di questa simpatia gli toccò pagare le spese. Il re Saul si indignò, si sentiva amareggiato per quel giovane che molto più di lui era apprezzato. Si accorgeva con dispetto che quel piccolo pastore era grandemente amato, certamente, dal Signore. Non riuscendo a sopportare questa amara situazione, prese il re Saul purtroppo un'orrenda decisione. Davide doveva morire e sparire ad ogni costo. Ecco ciò che accade a chi ha la gelosia da un po' di posto.